Hai capito, Lucia? Qua che volta so polemico pure io, c'hai ragione. Angelico, faccia quel caffè, faccio un buono come lo sai per te. Lucia, mi sono scordato di dire una cosa. C'è una sorpresa nel suo, dammi un po' chi c'è. Che ne so, papà, che ti sei fatta? Dove sono a colori? Che ne so, dai. Acqua, acqua, non c'è. Che ne so, papà, dai, oddio mio, che palle, oh. Ti ha detto oddio? Fuoco, 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 non c'è. No, questa no, questa non accetto, mi dispiace, cioè c'è un limite ogni cosa, eh. Perché? Chi c'ha? Oh, che sai, firma di queste mani, te? C'è un prete, tutto qua, c'è un prete. Ah, mi chiami in prete, don Arfio. Perché come tu devo chiamare ragioniere? Te la ricordi come eri bello da ragazzino, vorrei andare a servire in missa? Palle, mo ci ha visto, va, andiamo, andiamo dentro, va. Non so, mica fa brutta figura, se no. Stia comodo, stia comodo, beh, allora se lo ricorda. E come non me lo ricordo? E anche te mi pare. Ma sa che da me non te puoi ricordare perché io non c'entro niente. Io poi la messa non l'ho mai servita. Forse lei padre si confonde con un'altra. Allora forse a sto punto sarebbe il caso di capire il senso di questa riunione, vero? Cioè, scusa, ma a me mi sfugge un po' il motivo della presenza di lui. Niente, passate qua. No, no, Mario, no, scusa Mario, no, diciamo le cose come stanno. Tu questa mattina mi hai telefonato per avvertirmi che Ruggero stava qua, dandomi anche a me l'immensa soddisfazione di rincontrare questo Marcantonio del ragazzo che io ho lasciato tanti, tanti anni or sono quando era ancora piccolo così. Ho capito, ma arriva pure il pistolotto sul fior prodigo. No, Ruggero, hai capito male. Don Arfio stava qui perché te voleva. Te voleva stare a sentire, te voleva conoscere meglio, perché è un grosso studioso di morale, è un grosso filosofo. Au! E no, ma la chiesa con due cose così, a Ruggero! Quello che a me interessa, Ruggero, nel panorama, se vogliamo, caotico, confuso di questo travagliato periodo, è proprio il fiorire di tutti questi movimenti di giovani che finalmente sembrano aver accantonato la visione materialistica della vita per accostarci un pochino di più alla visione spirituale della vita. Ecco, perché tu non mi illustri un po' come si svolge la tua esistenza, la tua vita all'interno di questa comunità? Non so, è così che la chiamate, non lo so. Che cos'è per caso? Uno di quei movimenti che fanno capo a quei sacerdoti che ad Assisi hanno... No, guarda che tra noi e loro c'è una differenza, da così a così. Dai, vabbè, parla, va, racconta, ma che sei, te la sette, la tribù, i carbonari, i massoni, ma che sei? Semmai massoni, ma... Vabbè, vai, guarda, parla, racconta. Vabbè, allora, tanto visto e considerato che qua c'è un tentativo di processo organizzato da questo signore qua, quasi a tribunale speciale, vabbè, allora parliamone. Cioè, tu vuoi sapere, cioè, com'è nata questa decisione in me, cioè, di abbandonare il mio precedente vissuto quotidiano e di entrare a far parte dei figli dell'amore eterno, no? Ah, così si chiamano. Sì. Ma non interrompiamolo, Mario, facciamolo finire, per piacere. Prego. Cioè, tutto è cominciato durante un aprile, no? Di circa 2 anni fa, no? Quando feci un viaggio in questa splendida regione, no? Quella Toscana, no? Perché ero un sacco desideroso di conoscere città come Firenze, Siena, Pisa, Lucca, Monteriggioni... E tutta la Val di Chiana. Tutta la Val di Chiana, eccetera. E poi anche perché ero un sacco desideroso, no? Di conoscere i quadri di Simone Martini, del Beccafumi, del Sodoma, del Pinturicchio, di Piero della Giovanna... Ma non è della Francesca? Sì, c'è ragione, Piero della Francesca. Insomma, di tutta questa gente qua, no? Niente. Un bel giorno, no, mentre mi trovavo a passare sul Ponte Vecchio a Firenze, cioè sentivo proprio che quegli abiti che portavo addosso, cioè un po' da fichetto, no, da figlio di papà, no, cioè erano quasi diventati un peso, no, per me. Tant'è vero che decisi proprio a livello conscio proprio di disfarmene completamente, no? Tant'è vero che feci un enorme pallottolone e lo buttai proprio giù nell'Arno, no? Scarpe, camicie, calzoni, tutto da sotto a buttare. Tutto nudo sul ponte stavi? Beh... Niente, dopo un po' praticamente che ero rimasto nudo, niente, uscii praticamente da Firenze, no? E cominciai a camminare per le campagne circostanti, no? Cioè, mentre camminavo, un sacco di fiori che si aprivano al mio passaggio e un sacco di profumo che si espandeva per tutta la campagna, era veramente qualcosa di inebriante, no? E poi un'altra cosa favolosa era proprio che gli uccelli, e veramente un sacco di uccelli, no? Proprio che scendevano proprio dagli alberi, no? Cioè, quasi per parlarmi. Che parlate? Che ero, pappagalli? Montoscale che stanno pure i pappagalli. Scusa Maria, ma non interrompiamolo, per favore, non interrompiamo. Cioè, improvvisamente, no, in fondo ad un sentiero, no? Vidi come la figura di un uomo, no? Vestito di bianco, no? Cioè, dal cui volto veramente splendeva una luce un sacco strana, no? Cioè, ma la cosa ancora più strana era, cioè, che mentre io mi avvicinavo a lui, no? Cioè, mi sentivo prima un sacco caldo, no? Poi un sacco freddo. Cioè, quando giunsi a una distanza di circa 10-15 centimetri da lui, no? Cioè, mi venne quasi spontaneo inginocchiarmi, no? E fargli questa domanda. Cioè, maestro, che cosa vuoi che io faccia per te? E lui rispose, love, love, love. Come l'ha chiamato? Amore, amore, amore. Lo sente, padre, l'ha chiamato pure amore. Ma li mortacci sua, ma lei non dice niente, padre. Mario,
Ma scusa, Ruggero, questo signore ha preteso lui di essere chiamato maestro oppure è stato un tuo modo spontaneo? Te l'ho detto, ma è venuto spontaneo. Comunque su questo c'è stato un po' di imprudenza da parte tua. Comunque sia, continuiamo, vai avanti. E mi disse, perché non rimani qui con me questa notte? Potremmo ripararci insieme sotto questa frasca. Ari dai. Anche perché di notte, no? Un sacco di spiriti malvagi potrebbero turbarti durante questo tuo cammino, no? E niente, allora io accettai, no? E ricordo proprio che trascorsi questa notte con lui, no? Sotto un cespuglio, no? E veramente di notte proprio si sentivano proprio tutti questi spiriti malvagi, no? Che aleggiavano intorno, no? Però io, cioè, ero abbastanza sicuro, cioè, anzi, no, ero sicurissimo, proprio perché lui mi difendeva proprio con una lunghissima spada di fuoco. Cioè, quando la mattina ci svegliammo, no? Cioè, lui, il maestro, non mi disse, adesso prosegui, vai sempre dritto, no? In fondo a questo sentiero, perché troverai un grandissimo casale bianco, no? Con una grandissima piscina, dove un sacco di ragazzi di tutto il mondo, no? Stanno formando una grandissima comunità, no? E là veramente incontrai ragazzi un sacco simpatici. C'erano un sacco di cileni, rodesiani, tedeschi, inglesi. Pure io ci stavo. Sì, insomma, tutta gente che ha fatto un certo tipo di scelta, no? La scelta dell'amore. Sì, d'accordo, ma come organizzate la vita? Cioè, allora, mentre le ragazze, no, provvedono alla raccolta di frutti naturali della terra, no? Tipo carciofi, ravanelli, insalata, piselli, no? Tutta roba vegetariana, un sacco buona, no? Noi ragazzi invece provvediamo così alla dimensione artigianale, no? C'è tutti i lavoretti così in ceramica, in cuoio, no? Così, eccetera, no? Però diciamo che il vero e proprio rapporto totale, no? Cioè, di gruppo, no? Cioè, avviene la sera, no? Cioè, quando di fronte a questa tavola imbandita, no? Di roba vegetariana da una parte e di cacciagione dall'altra, così, niente, parliamo dei nostri problemi, no? Ci confrontiamo, preghiamo, ascoltiamo della musica, no? Eccetera, no? Ora vedi, l'altra sera, no, per esempio, ci è venuto spontaneo, cioè spogliarci completamente nudi, no? Ed andarci a buttare nella piscina, no? Lo sento, ma lei non dice niente. Scusa Mario, noi ci troviamo qui per ascoltare, valutare con serenità, ma io direi anche con rispetto, perché io nel suo racconto ci trovo anche dei punti di estremo interesse. Prego. Ma interesse di chi? Ma interessa di che tutti dentro la piscina con sti cosi da fuori? Ma padre, ma vai via così, senza una casa, senza una famiglia, con le pezze al culo, ai semafori a chiedere la posta! E con sta stronza che so dura che sta mastica, ma che te cianci, yau! Guarda che io a mio padre gli ho già sputato in faccia, attento fascio, che non ci metto niente. A me fascio, io fascio. A socco me! Io mica so comunista così, sa! So comunista così! E a te? Avevo giurato che tu facevi il sano. Grosso, forte. Ho sbagliato tutto. Che te devo fare io? Pensa che questo va dietro agli spugli, abbiamo l'andata! Bravo, dale, eri in peggio da ritrovato. Dai, forza, andiamosene. Calma, fermi. Però scusa, anche tu, Mario, mi hai chiamato affinché io parlassi qua, Ruggero, con il massimo della comprensione. Su, allora parli! Giù, Bruni! Non mi sembra il caso, appunto, di perdere la calma, le staffe e direi anche la correttezza. Tu sei rimasto, Mario, tanto colpito da quell'episodio del cespuglio. Però io qua, e mi sia consentito usare una parola un po' troppo grossa, mi ha quasi commosso, quasi colpito. Perché mi ha riportato ad una circostanza che mi è capitato tanti anni fa, durante la mia infanzia. Ricordo che allora, avevo circa 8 anni, stavo giocando a palla con alcuni miei amichetti nella casa che allora avevamo vicino a Crotone. E ricordo che improvvisamente, nel bel mezzo del gioco, mi venne quasi un modo spontaneo, interno. E allora mi allontanai di corsa dai miei amichetti e cominciai a correre. E correvo, fino a quando non giunsi sotto un rovo di spini, sotto un cespuglio che io già a quel tempo avevo chiamato il mio piccolo Getsemane. Mia madre, donna di enorme comprensione, non trovandomi più al gioco, che fece? Mi venne a trovare, mi venne a cercare. E scovatomi là sotto il cespuglio, mi disse, avevo circa 8 anni, Alfio, che c'hai? Non ti senti bene? Hai bisogno di qualcosa? E allora risposi, mamma, non vede che sto parlando con me stesso? Cioè, come vedete, anche in questo racconto, o parabola, a seconda di quella che la vogliamo considerare, ci sono anche molti elementi analoghi. Anacoli da che? Tu stai là con tuo padre, questo stava lì con uno che dice che c'era la spada di fuoco! Basta, ma lo vado avanti o non volevo andare avanti con sto disgraziato? Scusa Mario, questo non è un comizio di piazza, bensì un pacifico e pagato scambio di idee tra noi e i giovani. Ecco, scusa Ruggero, quell'immagine poc'anzi che mi hai dato, questa immagine così della piscina che ci hai fornito, come deve essere considerata? Cioè come un lavagro purificatore o come un riflesso di antica paganità piena di licenze? Dai Ruggero, voglio lo sapere se famo la ammucchiata.
Guarda, te lo dico per la prima e l'ultima volta. Noi non è che cioè facciamo questo cioè per scopo libidinoso, peccaminoso, eccetera, no? Cioè noi facciamo questo per sentirci noi stessi in quanto entità fisico-psichica, fa contatto con gli altri, no? Cioè in questo mondo cosmico, panteistico, naturalistico, no? Cioè un mondo in cui è l'amore che vince e il male che perde, no? Cioè un mondo in cui veramente domina la fratellanza, no? Vede, Mario, dipende da quale angolazione noi le valutiamo queste teorie, perché la Chiesa di oggi... Sì, di oggi, di ieri, di domani, di dopodomani... Qua se ne siete tutti rincoglioniti, se va avanti così, padre, pure lei che si butta dentro quella piscina, per cosa le paori! Ma non esageriamo, Mario, per cortesia, abbi pazienza, Madonna, è un nervosismo in questa casa che fa paura proprio.